Buonasera, vi leggo l'articolo che parla di una brillante diagnosi che un'infermiera ha tentato di fare facendo rischiare parecchio a un paziente e che dimostra che quello che io vi ho raccontato negli scorsi giorni sul degrado della sanità e anche su questo tentativo, questo modello che vorrebbe, ho la camicia messa male, vorrebbe dare questa, cioè gli infermieri vorrebbero prendersi questa presunta autonomia, vediamo i risultati a cui porta, no? Tolto il fatto che qui proprio non ci siamo. Avola al pronto soccorso con dolori addominali e febbre, rimandato a casa, aveva l'intestino perforato, sta anche iniziando a piovere, quindi mi muovo. La denuncia è di Antonino Calvo, che racconta l'esperienza al pronto soccorso dell'ospedale di Maria. Questa è la lettera che lui scrive. Io, o comunque il post, il 21 maggio a mio padre è successa una cosa vergognosa, è arrivata al pronto soccorso per fortissimi dolori addominali, febbre, tremore e nausea ed è stato praticamente mandato a casa. L'infermiera di turno che ha fatto diagnosi che non può fare e per legge non può fare e prognosi che non può fare sempre per legge, senza nemmeno registrarlo, la nostra eroina ci ha detto che l'attesa sarebbe stata di 3 ore. Mamma mia, che maga! Inizia così il racconto della donna volese che, a onor del vero, poi fa i complimenti a quelli che sono venuti dopo, ma non a quelli che sono arrivati prima. E dice: non si può dire per il plauso, non si può encomiare l'infermiera che ha accolto mio papà nella tenda del pre-triage dove l'avevo accompagnato insieme a mia mamma. L'infermiera di turno, racconta la donna, si sarebbe limitata, ascoltate bene, a prendere la temperatura corporea dell'uomo, cioè gli prova la febbre, dicendo andate a casa, quindi non lo registra, con 2 prugne, no, perché qui scrivete, prendete carta e penna, 2 prugne, una pastina, ho sputato, 2 prugne, una pastina e 2 clisteri, si risolve il problema. Allora scrivete tutti che 2 prugne, una pastina e 2 clisteri e si risolve il problema, ma soprattutto il clistere in uno che poi è perforato. Vi ho un caso di un clistere fatto in uno perforato che all'insaputa del medico pare che ha portato questa persona al decesso. Quando abbiamo detto andandocene che avremmo richiamato il 118, lei ci ha scoraggiati perché secondo lei avremmo tolto il posto a persone che hanno veramente bisogno, perché c'è anche tutta l'opera poi di no pedagogica, di crescita in queste attività. Come ad esempio gli infartuati, quindi ho detto no, ma lei non c'ha niente, 2 prugne, il clistere, non so cos'altro, perché se poi arriva l'infartuato dobbiamo essere liberi per lui, se poi riconosce l'infartuato come ha riconosciuto questo siamo a posto. L'infermiera non avrebbe compreso la gravità non registrando il paziente, la situazione nelle ore successive è precipitata, mio padre ha sofferto fino alle 20, quando il medico di famiglia, medico l'ha visitato, ha fatto chiamare il 118 e la diagnosi era perforazione dell'intestino, quella del clistere, no? Fai tu un clistere a uno perforato e poi mi racconti in quanto tempo muori. Ecco la vera diagnosi: perforazione dell'intestino, peritonite diffusa e acuta, in seguito setticemia e ancora infezione polmonare. L'uomo è stato dunque operato d'urgenza e domenica è stato operato una seconda volta per un ascesso al peritoneo. Ora in rianimazione e lotta tra la vita e la morte. La signora aggiunge dure parole a proposito dell'infermiera che avrebbe sottovalutato la situazione. Il pronto soccorso è il biglietto, scusate, ho perso il segno, da visita dell'ospedale. Non è possibile che ad accogliere chi ha bisogno di aiuto ci sia qualcuno assolutamente non in grado di comprendere la gravità della situazione. Ovviamente abbiamo denunciato l'accaduto alla direzione dell'ospedale, mi pare un po' poco, e a breve scriveremo una lettera al direttore del personale e al referente del pronto soccorso. Beh, io farei qualcosina in più, anche una letterina così, perché speriamo che questa signora abbia un procedimento disciplinare che la ridimensioni nel suo ruolo. Però vorrei ricordare che questa non è una questione disciplinare, ma è una questione medico-legale, perché l'infermiere non ha le competenze per fare diagnosi e la legge glielo proibisce. Per colpa sua ne va di mezzo tutto l'ospedale, quando devo dire i medici sono stati bravissimi. Non sappiamo come si sarebbe evoluta la situazione se fossimo rimasti in ospedale e se l'accoglienza dell'infermiera fosse stata professionale. Di certo mio padre si sarebbe risparmiato un lunghissimo pomeriggio di sofferenza.
Non penso io debba commentare altro. No, volevo commentare invece sulla questione di Piacenza, che ha prima fatto un post per vantarsi, gloriarsi dell'autoinfermieristica, che però c'era scritto automedica. Quando io ed altri abbiamo detto, ma che state a di? La Piacenza, quatta quatta, ha ritirato il post e tutti gli infermieri si sono offesi. E chi se ne frega, se siete solo infermieri non potete scrivere automedica. Passo e chiudo.